Ciao ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, siamo per fare l'aggiornamento, sto per fare l'aggiornamento del Buca la Cialda. Prima però, se vi piace il look che ho su oggi, l'ho ricreato proprio prima di questo video, infatti ho registrato un Get Ready With Me utilizzando un bel po' di prodotti high-end che ho acquistato nel Black Friday, quindi prima di questo video troverete appunto il Get Ready With Me e prima ancora del Get Ready With Me troverete appunto il video anche dell'haul Black Friday. Allora, partirei subito col farvi appunto l'aggiornamento del Buca la Cialda. Allora, ho soltanto qua tre palette e un ombretto per quanto riguarda il Buca la Cialda, perché l'altra palette che avevo l'ho declutterata. Se mi seguite sapete che ho fatto dei video decluttering recentemente, quindi ho declutterato una palette che avevo in rotazione che non mi piaceva. Quindi sono rimasta appunto con tre palette e un ombretto mono. Quindi sicuramente devo. Non vedevo l'ora di fare subito questo aggiornamento per andare a inserire appunto la quarta palette, perché come ben sapete utilizzo 5 ombretti in questo, appunto, in questo progetto. E in più poi uno lo vado a togliere dalla rotazione perché ho raggiunto gli utilizzi. Allora, partiamo subito dall'ombrettino mono che ho qui davanti a me, ed è l'ombrettino di Yves Rocher, il Bronze Scintillante numero 93. Allora, l'ultimo aggiornamento io l'avevo fatto il 16 novembre, quindi è passato poco più di un mese. Oggi è il 21 dicembre, e questo ombrettino mono l'ho utilizzato 16 volte, stavo contando le lineette, 16 volte, e questo è il punto di questo ombretto. Vedete qua che c'è una bella fossa? Era praticamente quasi nuovo, perché lo vedrete comunque dalle immagini. È un ombrettino che a me piace tantissimo, a me piace molto comunque truccarmi di verde, e questo io lo utilizzo praticamente su tutta la palpebra a mo' di smoky. Buona, semplicemente così, un po' a volte scurisco in fondo alla fine qua dell'occhio, a volte neanche, mascara, matita nera, linea di matita sotto l'occhio e il look è finito. È un colore molto molto carino, vi faccio anche già lo swatch così poi lo eccolo qua. Questo vedete che bello che è, non è matte, appunto è un verde scintillante, come si chiama, appunto bronze scintillante, che poi di bronze non so che cosa abbia, però comunque ci stava a chiamarlo più green scintillante semmai, ma vedete comunque l'utilizzo c'è. Non so se riuscirò a bucarlo perché siamo già arrivati a 16 utilizzi, quindi comunque mi mancano 4 utilizzi per arrivare ai 20 appunto utilizzi per poi toglierlo dalla rotazione. Quindi per ora comunque rimane ancora in rotazione, quindi continuerò a utilizzarlo e chissà se riuscirò a bucarlo. Però comunque direi che l'utilizzo di questo ombretto si vede e come. Ok, partiamo invece dagli ombretti, delle palette. Ho la di Astra, la Modern Masterpiece, e l'ombretto che era in rotazione era appunto il primo della palette, che appunto è un borgogna matte, che ho raggiunto gli utilizzi, 20 utilizzi, e l'ombretto è questo qui. Comunque vedete che è utilizzato, poi io ho utilizzato anche gli altri ombretti, soprattutto questo e questo. È una palette molto carina per essere una palette di 4 colori, una palette anche completa. Comunque, questo è l'ombretto, gli utilizzi, vedete benissimo che è utilizzato, pur essendo un colore matte, sono riuscita comunque a fare una bella fossettina, non a bucarlo, per bucarlo secondo me ce ne vuole ancora. Lo utilizzavo semplicemente in fondo l'occhio qui per scurire un po', mai a tutta palpebra, però ecco, questo 20 utilizzi per me va più che bene e quindi la salutiamo. Era anche un po' che ce l'avevo in rotazione.
Altra palettina di Huda Beauty, la Empowered, c'era come ombretto Best Self, un ombretto matte, che è appunto questo, aspettate che l'ho perso, questo qua, eccolo qui. Risulta un pelino più scuro dal vivo perché in fotocamera sembra più chiaro. Comunque è questo. Ora non so se voi capite gli utilizzi, ma l'ho utilizzato comunque solo 6 volte. Questo lo vado semplicemente a utilizzare nella piega dell'occhio. È entrata appunto il 16 novembre in rotazione e ci tengo anche a dire che questo mese, questi ultimi 2 mesi, appunto, è andato. Cioè, quest'ultimo aggiornamento è andato un po' a rilento per quanto riguarda gli utilizzi degli ombretti, perché ho fatto 2 settimane a casa nel mese di novembre e i primi giorni di dicembre. Quindi ho fatto 2 settimane a casa malata, in cui appunto ho fatto 2 settimane a non truccarmi, quindi è andato un po' a rilento il progetto. Comunque, 6 utilizzi, non si vede quasi nulla. Però dal vivo si vede un po' che l'ombretto usato, ma non è assolutamente scavato perché comunque sono belli pressati gli ombretti matte. Quindi niente, questo ovviamente rimane in rotazione. Come rimane anche dalla palette Wild Berry di Nabla, una delle Cutie Palette, l'ombretto Botanic Juice, che ho utilizzato soltanto 3 volte. Eccolo qua, è questo. Ovviamente sembra quasi, cioè, non si sia mosso, ma l'ho utilizzato solo 3 volte. Mentre guardate gli shimmer che ho usato anche loro, non sono in rotazione, però io quando ho la palette davanti utilizzo tutto quello che ho anche nella palette. E questi sono borrosi e si vede anche proprio l'utilizzo di questi due ombretti. I matte invece sono strapressati. Ho usato comunque tutte le cialde anche di questa palette, appunto, però soltanto 3 utilizzi, ovviamente anche questa rimane. Vi faccio un attimino gli swatch perché così poi vediamo la palette completa. Faccio lo swatch di Best Self della palette appunto di Huda, eccolo qua. E lo swatch di Botanic Juice di della Wild Berry di Nabla, eccoli qua. Comunque è bellissima questa palettina qua di Nabla. Quindi dobbiamo andare a selezionare due palette, sì, due palettine, perché appunto questa di Astra ci saluta e poi l'altra l'avevo declatterata, quindi. Allora, come sempre, prendo il mio telefono e vado nell'app, questa qui che ha la ruota. Adesso aumento magari la luminosità. Ovviamente ho aggiunto anche le nuove palettine prese nell'ultimo video haul Black Friday. Quindi direi di far iniziare a girare la ruota. C'è sempre il rullo di tamburi e vediamo un po' cosa esce. My Dream Palette di Natasha Denona, vai, sono troppo felice perché non l'ho ancora utilizzata come vorrei. E andiamo a selezionarne ovviamente un'altra. Mini Love di Natasha Denona, sono uscite due palette di Natasha Denona e due palette che adoro. Ok, vado un attimino a recuperare le palette così poi dopo andiamo a selezionare gli ombretti. Allora, eccomi tornata con le due palettine che sono uscite, cioè sono troppo felice. Allora, direi che andiamo subito a selezionare, a vedere che cosa ci esce dalla Mini Love Palette. Sono tutti ombrettini, non c'è nessun ombretto comunque bucato, quindi sono 5 ombretti. Cioè, guardate comunque già l'utilizzo di questa palette, forse già all'epoca, magari mi era già uscita in un buca la cialda, non mi ricordo. Comunque guardate questo, cioè questo manca poco a bucarlo. Poi se esce questo vinco facile, diciamo così. Quindi appunto sono 5 ombretti, quindi prendo appunto la mia app Pretty Random
Metto minimo 1, massimo 5, ovviamente, e andiamo a vedere cosa esce il numero 3. Quindi il numero 3 è questo qua, partendo appunto da qua, 1, 2, 3, eccolo qua. Quindi ha questo ombretto, questo colore matte che si chiama Mai, eccolo qua. E adesso facciamo anche uno swatch, comunque anche questo è già utilizzato come ombretto. E insieme al colore di quello della palette di Nabla ci stanno veramente benissimo. Diciamo che questi due con questi non c'entrano assolutamente niente. Loro due stanno bene insieme, loro due stanno bene insieme. Vediamo adesso cosa esce dalla palette invece di Natasha Denona. Anzi, voglio farvi vedere un attimino meglio l'ombrettino più da vicino, se riesco. Vedete già che comunque l'utilizzo c'è di questo ombretto, quindi non so se lo bucherò perché gli opachi sono sempre più difficili da bucare rispetto agli shimmer. Adesso vediamo cosa esce appunto da questa meraviglia che da quando ho acquistato, comunque praticamente ancora nuova, non l'ho ancora utilizzata. Forse una volta sola ci ho fatto forse un look, ma non vedo l'ora di metterci le mani su questa palette. Quindi sono 5, 10, 15. Sì, sono 15 ombretti. Qua sono troppo curiosa di capire cosa mi esce. C'è anche un nero e ho quasi paura che esca il nero con la sfortuna che ho io. Quindi da 1 a 15 andiamo a vedere cosa esce. Il numero 4. Tutti matte sono usciti, cioè proprio la fortuna in persona. 1, 2, 3, 4. Carpe Diem, anche questo matte, quasi sulla scia di quello di... Sì, è più... Ok, quasi sulla scia di quello di Huda, però comunque è un matte. Cioè, veramente di shimmer praticamente ho soltanto il verde. Questa è la palette che praticamente è uscita. Ho soltanto il verde di shimmer. Però vabbè, avendo le palette a disposizione, io poi utilizzo anche gli altri ombretti. Mi focalizzo un po' di più magari su questi, però vado a utilizzare anche gli altri ombretti. Appunto, Carpe Diem. È questo, aspettate, ve la giro. Ecco qua, e questo qui vedete che comunque praticamente è nuovo. Allora, vi faccio rivedere la palette che è uscita. Eccola qua. Il prossimo aggiornamento sicuramente sarà nel 2023. E nulla. Fatemi sapere che cosa ne pensate della palettina che è uscita. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video. Vi saluto, vi mando un grosso bacione. Ci vediamo ovviamente se vi va al prossimo video. E nel caso che ci vediamo dopo Natale, io comunque vi auguro a tutti e a tutte di passare un felice Natale. Buone feste a tutti e nulla. Ciao!